Con questo progetto abbiamo un po' messo in gioco l'idea di contenuto e contenitore, e credo che quasi sempre questi sono gli ingredienti del nostri progetti. E l'idea è che questi contenitori in qualche senso rappresenta anche cosa si trova dentro e crea proprio questo invito di andare a esplorare quello che succede dentro. Secondo me, la partenza di tutto questo progetto. Credo che sarebbe tutto molto migliore se contenitore e contenuto coincidessero e fossero un po' la stessa cosa. Se il contenitore potesse esprimere anche da fuori, dalla forma della sua pelle, il contenuto che ci sta dentro. Del resto, il contenuto di tutto non può essere separato da quello che lo costituisce, che lo forma. L'idea di dare un'identità a questo luogo, a questo primo lancio di questa macchina a Milano, abbiamo un po' cercato di allontanarsi dal mondo di auto come conosciamo, come un po' l'aspettativa di una presentazione di una macchina, e invece di lavorare con un linguaggio architettonico ma anche un po' teatrale. Il progetto che è stato scelto ha questa fascina di creare una cosa un po' misteriosa, che non si capisce esattamente cosa sta succedendo dentro, e credo che durante il salone comunque sarà molto attrattivo per andare a visitare, a scoprire cosa sta succedendo dentro, che è il vero messaggio che vogliono dare loro. Gli architetti non producono solo le case, non producono solo gli oggetti, non producono solo gli ambienti, ma soprattutto producono i comportamenti delle persone. Disegnano i comportamenti della gente, disegnano gli stili di vita, disegnano le ambizioni, disegnano i sogni, e i sogni non sono mai abbastanza.